ci alziamo in piedi per accogliere sacerdoti celebranti, cantiamo insieme acclamate al Signore. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a Lui con lieti canti, acclamate voi tutti al Signore, acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a Lui con esultanza, acclamate voi tutti al Signore. Celebriamo la messa votiva della Beata Vergine Maria di Fatima e vogliamo con tutto il cuore affidare alla nostra Mamma Celeste le nostre vite, il nostro lavoro, le nostre famiglie, tutto quello che ci sta più a cuore, perché la Vergine Maria possa presentare al Padre Celeste, a suo Figlio Gesù, le nostre domande, le nostre richieste e soprattutto la nostra vita, che possa essere accolta dal Signore Gesù sempre più vicino a sé, al suo sacratissimo cuore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini. L'uomo Cristo Gesù,
che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. Parola di Dio. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Il Signore è mia forza e mio scudo. In Lui ha confidato il mio cuore, mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore, con il mio canto voglio rendergli grazie. Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Sii loro pastore e sostegno per sempre. Dio ha tanto amato il mondo da fare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore.
In tutte le sante messe ricordiamo con amore e con fede la professione di fede appunto di quest'uomo, di questo centurione, che disse: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Quando diciamo: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Questa bellissima professione di fede venne fatta appunto da un uomo che non era un ebreo, un giudeo, ma appunto era un centurione romano. E la cosa che fa riflettere, credo, è che questo miracolo viene sollecitato dai farisei, dai giudei, per un interesse, perché dicevano: lui è degno di ricevere questo favore perché ci ha costruito la sinagoga, come se appunto Gesù dovesse fare i miracoli o i prodigi per favoritismo. Ma Gesù vede oltre e non va a compiere questo miracolo per favoritismo, ma piuttosto perché vede e intravede appunto la fede di quell'uomo, che si rende ancora più chiara quando poi, avvicinandosi alla casa, manda degli uomini a dire: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri a casa mia, insomma. E credo che dobbiamo sempre chiedere una fede più grande al Signore, per intercessione anche della Vergine Maria, lei che appunto fu una donna ripiena di fede, umiltà e obbedienza, perché senza fede non riusciamo a vivere la nostra vita quotidiana. Noi adesso siamo qui, ma poi ritorneremo nelle nostre città, nei nostri luoghi, nelle nostre case, e se non conserviamo questo preziosissimo tesoro che è la fede, ecco, anche quello che abbiamo porteremo con noi nel nostro cuore, ecco, in qualche modo svanirà, ecco, perché perderà la linfa vitale. Allora dobbiamo chiedere oggi questo grande dono, questa grande virtù alla Vergine Maria, che è la virtù della fede. E credo che la Vergine Maria sia sempre portatrice di ordine nelle nostre vite. La Vergine Maria mette pace, serenità e ordine nelle nostre esistenze. Questo penso che sia un'esperienza che tutti fanno quando vengono qui ai piedi della Vergine Maria. Si sente come un qualcosa che mette pace nel cuore, mette a posto tutto quello che non è a posto. Allora, ecco, chiediamo oggi alla Vergine Maria questa grazia, ecco, di avere una grande fede, che sia capace di vivere fortemente il rapporto con Gesù anche nelle circostanze di tutti i giorni, nelle nostre vite. E poi, ecco, chiediamo alla Vergine Maria che ci dia la grazia di conservare sempre questa pace, questa serenità, questo, ecco, desiderio che in fondo la Vergine Maria mette nel nostro cuore, quello di stare sempre più vicini a Gesù. Affidiamo le nostre esistenze alla Vergine Santissima e chiediamo a lei che renda anche il nostro cuore sempre più simile al suo e quindi più simile a quello di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente
per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché, in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e sangue salutare. Signore, di spighe indori i nostri terreni ubertosi, mentre le vigne decori di grappoli gustosi. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo, per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva di questo sacrificio. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine.
immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa di te.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò solo.
benedici il Signore, anima mia, quanto è me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto è me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelò a Mosè le sue vie d'Israele, le sue grandi opere. Benedici il Signore, anima mia, quanto è me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione, diamo ora la benedizione agli oggetti religiosi che avete con voi. Preghiamo.
Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per l'intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.